Chi è Matteo Di Bella e che ruolo ha all'interno del team? Avevo detto che non ero agitato, forse non so forse parlare. Sei un po' agitato, no, agitato no, però comunque il fatto che guardo la strada. Tu guarda la strada, vabbè. Non ti preoccupare, ci manca, guardi la fotocamera, finiamo in un muro. Canguro. Nel team faccio parte della parte meccanica, mi occupo della parte meccanica e nonché pilota della Futuro Solare, dell'Archimede 2.0, sì, possiamo andare dritto, vabbè, in caso prendiamo una multa. Io nella vita faccio tutt'altro, cioè più che altro ho studiato ingegneria meccatronica, poi a un certo punto della mia vita ho detto smettiamo, partiamo, fai a divertirci, a lavorare, a fare esperienza. Però la passione dell'ambito meccanico, elettronica, sei riuscito a rimanere nella... Sì, quindi ecco, come facendo ora... parte prima sono tu ho vivi... continuato, anche se ho smesso di studiare quell'ambito. Però mi hai detto che vivi a Malta da circa 2 anni. Sì, un anno e 8 mesi. Come hai partecipato a questo progetto, essendo comunque lontano dalla Sicilia, da Siracusa? Le riunioni e tutto, online ovviamente, quello che si poteva fare, tutto quello che si poteva svolgere, progettazione e tutto, e consigli e gestione fatta ovviamente tramite Zoom, Meet, sì. Team. E poi le volte che andavo in Sicilia, a posto di fare un mese tutto diviso in ore normali, magari era una settimana concentrata in ore e ore di lavoro, quindi davo tutto nel tempo possibile che stavo lì. Quindi se stavo una settimana avevo 10 ore libere al giorno, erano 10 ore, a posto di in un mese avrei dato un paio di ore al giorno per progettare il tutto. Quindi vacanze poche. Vacanze poche, sì. Anche se poi alla fine è un piacere. Sì, no, infatti non è un problema. È una passione. No, a lavorare tutto, sì, era una passione, dove potevo dare una mano mi sono messo in gioco, quindi sì. E se tipo come meccanico, quali sono i principali problemi che potrebbero sorgere in una competizione del genere? Di tutto, se prendiamo un canguro siamo... Ciao. Chiaro, ciao. Limpido e trasparente, chiaro. Ciao, via. Okay. Ma in realtà... problemi a sospensione più probabili, allo sterzo, infatti cercheremo di fare in modo che non sorgono questi problemi, quindi cerchiamo sempre di controllare il più possibile in modo tale da non rimanere in mezzo a nulla senza avere il pezzo di ricambio, magari già siamo abbastanza organizzati per avere due di tutto nel caso si rompa una sospensione. Le cose più comuni potrebbero essere quelle là, la rottura della sospensione, qua ci arrestano, ok, possiamo passare al posto. E invece come pilota quali sono le principali differenze, se effettivamente ci sono, tra guidare una macchina diciamo normale che si usa nella vita di tutti i giorni e una macchina... Più che altro dobbiamo stare semplicemente attenti alla gestione dell'energia, più che altro quando guidi una normale o ti fermi a ricaricare se è elettrica o come puoi mettere la benzina normale, qui devi calcolare un po' il piede sull'acceleratore per gestirla meglio e poi guidare simile o quasi. Certo. Non cambia tanto, sempre certo. Stare attenti ai canguri, ripeto, io ho paura che ci vedi un canguro, però sono un'incognita, non ho capito. Per ogni team, sì. Sì. Vediamo, perché in realtà finora non ne abbiamo ancora visti una settimana, okay, che siamo non qua. Non so dove devo andare, perché un secondo di pausa per capire dove devo andare. Penso di qua, spero, non lo so. Sì. Perché nel frattempo siamo andati a ritirare il pulmino dello sponsor di Dez Amore, sì. Con cui movimenteremo la macchina in queste 2 settimane e quindi siamo concentrati sulla guida a sinistra, che non è facile. No, vabbè, non è la guida a sinistra, magari sono tutte ste strade, quello più che altro. E senti un po', quali sono le tue aspettative, realisticamente parlando, per questo World Solar Challenge? Arrivare alla fine, prima cosa, prendere la macchina e poi cercare di dare tutto per tutto, magari arrivare a una posizione buona.
considerando che gli altri team sono qui da un mese e tutto, hanno potuto fare prove e tutto per noi. E hanno anche budget importanti. Sì, quello sì, ma anche che sono qui da un mese alcuni. Sì. Noi ancora siamo con non abbiamo neanche una macchina ancora. Problemi al porto, quindi dobbiamo cercare di ottimizzare i tempi il più possibile. Non abbiamo così tanti margini d'errore, quello. Però innanzitutto partecipare è bello e tutto, quindi ottimisticamente è quello che vorrei, arrivare alla fine e tutto, che va tutto bene, va, penso tutti così. Però già andare, fare tutta questa esperienza per un team così piccolo con un sponsor, sì, stavo dicendo appunto che altre squadre hanno sponsor di un certo tipo, con un certo capitale investito sulle macchine. Noi con sponsor più o meno grandi, che comunque hanno aiutato, hanno dato tutto quello che potevano dare, e anche grazie a loro che siamo qui in Australia. E se già siamo qui e la stiamo facendo, è un gran traguardo, perché non tutti possono dire di aver fatto questa competizione, o quantomeno già essere in Australia per provare. Poi gli imprevisti sono tanti, è la prima volta per noi, il solo essere in ritardo con la macchina, anche se non è dovuto a noi, perché ci sono problemi legati all'ingresso al porto, però magari sapendolo prima, la macchina la spediamo 3 mesi prima, però siccome queste cose si imparano semplicemente. Tutta esperienza per una futura partecipazione. Sì, fra 2 anni. L'anno per l'anno prossimo, in caso al Zolder per gli europei. Sì. Allora ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio guidare in pace. No, vabbè, dai. Come ho concluso con tuo papà, è una domanda proprio personale: cosa significa per te prendere parte a questo progetto e a questa manifestazione con tuo papà come team manager e come papà? No, vabbè, infatti posso dire che sono straorgoglioso e stracontento. Devo capire un attimo, scusate. Rotonda. Giusto. È un'emozione grande che non so come spiegarla, quindi a parole è difficile, però sicuramente contento e orgoglioso che siamo arrivati qua. È un'emozione comunque, un'emozione positiva che però non riesco a spiegare a parole, cioè semplicemente felicità e essere contento. Ci possiamo fermare prima che ti metti a piangere, tipo muovi. No, dai.